è mio dovere dire tutta la mia gioia di essere qui. Innanzitutto perché sono sempre stato convinto di questa iniziativa alla quale sono stato invitato fin dall'inizio. E quindi mi sento di ringraziare gli organizzatori per l'attenzione che hanno verso di me. Ma poi anche perché anche qui a Sassuolo, non solo a Carpi e a Modena, sono già stato altre volte e trovo qui davvero tanti amici, o perlomeno tanti uomini e tante donne con i quali si condivide il fuoco di una ricerca, il fuoco che vorrebbe questo mondo più umano, più abitabile. Il tema che mi è stato indicato riguarda la precarietà della fede. Ora, una stessa etimologia ispira queste parole. Prex, in latino preghiera, precari, in latino il verbo pregare, precarius, da cui precario, termini che mettono in evidenza appunto la precarietà, la possibilità di ottenere o non ottenere qualcosa attraverso la preghiera, la possibilità di arrivare a un termine o non arrivare a un termine di una ricerca, di uno slancio. La preghiera è un'azione precaria che può essere efficace o non efficace, può essere esaudita o non esaudita. Per questo chi prega inizia quasi sempre questa azione con una domanda: e se Dio non risponde? Ma anche credere è un atteggiamento che porta in sé la precarietà. E se Dio non esistesse? Questa domanda non può essere evasa dal credente, tantomeno può essere evasa da un discepolo di Gesù, e certamente evasa dai militanti, ma sappiamo bene che i militanti non vogliono mai porsi domande. Perché la fede non sta nello spazio del sapere, non sta nello spazio della conoscenza, ma sta nello spazio della convinzione. La fede non è mai un possesso definitivo, non è una certezza acquisita una volta per sempre. Essa partecipa all'insicurezza che caratterizza la mia libertà, e per questo nel cuore del credente c'è una certa simultaneità sempre di fede ed incredulità. Fede e incredulità coesistono nel credente, e il credente deve confessare che anche lui a volte è incredulo e che questa incredulità è sempre e costantemente vinta ogni giorno dalla fede. Il dubbio fa parte del credere. Dunque la precarietà, l'incertezza fa parte della fede. Ogni giorno la fede si rinnova vincendo il dubbio, ma accettando sempre di non sapere,
decidendo di acconsentire a una promessa, ma vivendo sempre come pellegrini, mai residenti, sempre in ricerca, certamente non soli, ma con altri, ma in una carovana che deve attraversare un deserto, non in una città di residenti. Se la fede è questo, se è mettere fiducia, fidarsi, se è un'attitudine globale, allora noi comprendiamo come le difficoltà a credere si radicano nel profondo, nelle difficoltà stesse della vita. A me viene sempre in mente che la vita è un mestiere e che c'è un mestiere di vivere, ma proprio come c'è un mestiere di credere. Noi comprendiamo come la fede, il credere, sia una realtà antropologica fondamentale, una realtà costitutiva dell'esistenza umana, come la ragione, come il linguaggio. Attenzione, perché purtroppo in un certo, direi, chiacchiericcio, si pensa che la fede sia qualcosa che è estranea alla vera umanità. Ma io spero di mostrarvi come la fede è costitutiva dell'esistenza umana, accanto alla ragione, accanto al linguaggio. La fede è un atto umano, è un atto della libertà dell'uomo. E noi possiamo dire che non ci può essere umanizzazione autentica senza la fede. So che questo può sembrare un'affermazione dura, ma spero di riuscire a farvela comprendere. Come sarebbe possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? Noi uomini, a differenza degli animali, usciamo incompleti dall'utero di nostra madre. E per venire al mondo, per crescere come persone, per acquisire una soggettività, abbiamo bisogno di qualcuno in cui mettere la fiducia. Il bambino, fin dalla sua vita intrauterina, mette fiducia, crede in sua madre. E crede nella madre quando ancora la madre non esiste per lui, perché esiste tutt'al più una matrice. Il bambino, nel seno di sua madre, crede alla vita di cui si sente vivere. Crede nella madre che lo porta in grembo. È come abitato da una promessa, quella di poter accedere a una vita in pienezza. Certo, non nell'ordine dell'intelligenza, per quanto ne sappiamo oggi della vita intrauterina, ma nell'ordine dell'istinto e del desiderio. È così che potremmo dire: il bambino si abbandona, si fida della madre. E uscito dall'utero cercherà questo riferimento, fidandosi della madre, prenderà così coscienza della sua condizione umana, sarà aiutato a venire al mondo, questa espressione straordinaria che non indica solo il momento del parto, ma per venire al mondo ci vuole tempo. Sarà abilitato a questo proprio
dalla fiducia che può avere in sua madre. Qualcuno che gli assicura il cibo, che gli assicura protezione, a cui il bambino può abbandonarsi. E le scienze umane ci dicono che quando questo non avviene, è fortemente compromessa la crescita di questo bambino. Fortemente compromessa. Ne andrà di mezzo tutta la sua umanizzazione e le ferite le porterà e difficilmente saranno completamente sanate. Vedete, quindi in noi, nella nostra vicenda più umana, noi abbiamo bisogno di credere in qualcuno per crescere. E significativamente il bambino così crede nella madre e la madre crederà nel figlio. Non è possibile crescere senza aver fiducia in qualcuno, a partire dai propri genitori, poi certo il cerchio di conoscenza, poi il cerchio della società. Man mano che un bambino cresce e entra nel mondo, ha bisogno di qualcuno che creda in lui e qualcuno in cui lui si senta di credere. Credere, aver fede, è proprio, secondo la Bibbia, questo poter fidarsi di qualcuno, questo poter abbandonarsi a qualcuno. Per dirvi il verbo ebraico del credere, vi do l'immagine del Salmo 131 che molti conoscono. Come un bambino aderisce al petto della madre, provate a immaginarvi queste donne medio orientali che tengono il bambino aderente al seno in uno scialle, avete presente? Come un bambino aderisce in braccio a sua madre, così io aderisco al Signore. Questo è il termine credere dell'ebraico. Che significa aderire? Ecco, l'errore che noi facciamo è di legare il termine credere nel credere in verità astratte, credere in formule, credere in dogmi. Questo eventualmente è successivo. Ma credere, aver fede, aderire, mettere il piede sul sicuro, fidarsi di qualcuno, è un'operazione umana che fa parte assolutamente dell'essere umano. Credere, aver fede, appare innanzitutto credere all'amore, cioè tendere a quel pieno compimento di sé che è dato da una vita in cui si ama e in cui si è amati. Questa è l'unica promessa che abbiamo tutti. 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 Cristiani e non cristiani. Uomini che possono aver avuto una vicenda altamente intellettuale e persone molto semplici. Ma quando voi incontrate un uomo o una donna nel quotidiano, troverete sempre e in tutti il desiderio di amare e di essere amati. Aver fede dunque significa credere all'amore. E il credere è un atteggiamento assolutamente necessario per accedere all'amore, perché solo il credere nell'altro può instaurare una vera comunicazione, una comunione, l'amore reciproco. E qui noi comprendiamo quanto è decisivo per il bambino che cresce e si umanizza che qualcuno creda in lui e lui possa credere in qualcuno, altrimenti sarà addirittura minacciato nel credere in se stesso. Una delle più grandi esperienze della mia vita, ve lo confesso, è stata la vicenda delle scuole elementari.
ho avuto semplicemente una maestra, la quale dal terzo giorno di scuola ha posto nell'ultimo banco me e 2 o 3 altri. Poteva sembrare un'ingiustizia, ma lei spiegò e disse: quelli che sanno già leggere è inutile che stiano nei primi banchi, io voglio nei primi banchi quelli che fanno difficoltà a leggere, e man mano che uno resterà in ritardo durante l'anno passerà sempre davanti, e indietro andranno quelli che allora si chiamavano i primi della classe. Disse: perché io credo che un bambino cresce nella misura in cui si crede in lui. E se uno è sprovvisto, è povero o viene da una famiglia in cui non ha nessun aiuto, solo mostrandogli che si crede in lui, io lo potrò educare come quelli che sono già di per sé i migliori. E ho capito quant'è davvero decisivo per ciascuno di noi crescere avendo qualcuno che creda in noi. E l'esperienza, ormai anziano ve lo dico, ma se ho avuto a volte degli amici, dei compagni che si direbbe con le vicende umane sono finiti male, ma erano persone che non hanno trovato qualcuno che credesse in loro. E quando uno non trova qualcuno che creda in lui, è fortemente minacciato dall'avere una vita che sia una vita umanizzata e una vita che possa essere davvero una bella vita. La dinamica del credere si esprime nell'essere umano attraverso cammini in cui ci si fida l'un dell'altro. Ma proprio questo ci dice quanto è precario l'atto del credere. Perché quando la fede, il credere diventa fragile, allora l'umanizzazione è minacciata. Il credere nell'altro è operazione della persona, ma anche della collettività, che deve essere capace di credere, di aver fiducia. Quando un essere umano o gli esseri umani credono negli altri, la loro azione assume i tratti della fraternità, della corresponsabilità, se volete dell'amore, perché credono all'amore. Una storia d'amore tra un uomo e una donna è possibile quando uno crede nell'altro. Pensateci bene, il linguaggio, ormai desueto, dice una profonda verità. Quando un ragazzo e una ragazza iniziavano una storia d'amore, si chiamavano appunto fidanzati, fede, fidanzati. E fidanzato significa nient'altro se non uno che crede nell'altro. Ecco com'era possibile una vicenda d'amore. Un ragazzo diceva alla ragazza: io credo in te. E una ragazza al ragazzo: io credo in te. Erano fidanzate. Nasce così una storia di amore. Una storia d'amore tra uomo e donna è possibile quando uno crede nell'altro. E quando si sancisce per sempre una storia d'amore, significativamente ci si dava l'anello dell'alleanza, che veniva chiamato fede. Sto ricorrendo al linguaggio più normale per dire che cos'è la fede. Così, quando si accoglie un nuovo nato che nutrirà i genitori con la sua presenza e li aiuterà a credere nella vita e nel futuro, si fa un'operazione di fede. Se non c'è questa fede umana, non c'è umanizzazione. Hannah Arendt, questa grande filosofa, ha scritto:
senza la nascita di uomini nuovi che succedano a chi li precede, l'umanità va verso una sua rovina naturale. Perché sulla capacità di credere si decide il futuro dell'umanità. Sono parole di Hannah Arendt, e voi sapete, non era una credente in Dio, ma aveva ben capito che cos'è la fede. E significativamente un'altra filosofa, un'altra donna, Julia Kristeva, in un suo recente libro, che raccoglie una conferenza fatta con me a Parigi, a Notre Dame, parla «C'est incroyable besoin de croire», questo incredibile bisogno di aver fede. E anche Julia Kristeva non è né cristiana né credente, sta all'interno quello spazio che si usa dire dei filosofi atei. Credere nell'altro è un atto di fede umana, ma dal quale dipende il futuro dell'umanità, dipende la qualità della convivenza, dipende la resistenza alla barbarie, che è sempre una tentazione presente in ogni generazione. E quando dico credere nell'altro, non si dimentichi che l'altro giunge ad essere chi è diverso, giunge ad essere quello che è straniero, la grande metafora dell'alterità, lo straniero, l'altro per eccellenza. Oggi io credo dovremmo reimparare a credere nell'altro. Dovremmo investire molte forze per una rieducazione a credere negli altri. Perché gli ultimi decenni sono proprio segnati da un venir meno della fede, dal rifiuto radicale di credere e credere come atteggiamento umano. In questa situazione che tutti conosciamo, come è possibile scandalizzarsi nella fede, nella crisi di fede in Dio? E a volte davvero sono preso quasi da collera quando sento che ci si lamenta che oggi è venuta meno la fede in Dio o che c'è una crisi di fede in Dio. Ma se non siamo capaci di credere nell'uomo che vediamo, come potremmo credere nel Dio che nessuno di noi ha mai visto? Se non c'è la capacità della fede come atto umano, come sarebbe possibile accogliere ciò che la fede cristiana chiama virtù teologale, cioè dono della fede, che è un dono fatto da Dio? Il dono della fede in Dio, dono di Dio, o trova un terreno di fede umana in cui innestarsi, o altrimenti non ha nessuna possibilità di radicarsi, di svilupparsi. Se l'atto umano della fede oggi è così fragile, così astenico, così contraddetto, come potrebbe essere facile credere in Dio? Se non sappiamo aver fiducia nell'uomo che vediamo, come possiamo aver fede in un Dio che non vediamo? E guardate, qui sto parafrasando semplicemente un'espressione dell'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Chi dice di amare Dio che non vede e non sa amare il fratello concreto che vede è un bugiardo. Lo dice il Nuovo Testamento. E io parafraso, se uno dice di credere in Dio che non vede, ma non sa credere all'uomo, all'altro che gli è accanto, è un bugiardo. Non a caso,
Sempre l'Apostolo Giovanni, quando dà una definizione lapidaria dei cristiani, osa dire: i cristiani sono quelli che credono all'amore. Invano cerchereste, sono quelli che credono a questi dogmi, a queste verità, a queste formulazioni. No, dice, noi cristiani abbiamo creduto all'amore. Prima Giovanni 4,16, per chi vuol verificare. Eh sì, perché magari ci sono i dubbi. Allora è molto importante percepire questa fede come atto umano. La fede è innanzitutto un atto umano che tutti gli uomini possono fare. E questo ci fa anche dire allora chi sono i credenti. Chi sono? Sono quelli semplicemente che non accedono al credere in Dio? Ma ci possono essere persone che credono in Dio e non credono affatto, e persone che dicono di non credere in Dio e sono capaci di credere, di porre quest'atto della fiducia negli altri. Questo vi dice come è decisivo questo nostro discorso sulla fede. Io non dimentico che la fede cristiana si vuole come un dono di Dio. Il Nuovo Testamento lo afferma costantemente. Non di tutti è la fede in Dio, dice Paolo. E Paolo dice che la fede in Dio dipende exauditu, dipende dall'aver ascoltato la voce di Dio che chiama. E la Chiesa nel Catechismo dice che la fede in Dio è una virtù teologale, un dono che viene da Lui. Ma questa si innesta solo nell'umanità dell'atto di fede, l'aver fiducia, la capacità dell'uomo a credere. Solo chi sa fidarsi di qualcuno può accogliere il dono della fede in Dio. Con questa riflessione sulla fede come atto umano, possiamo meglio comprendere tutta la vicenda dell'uomo che Dio ha voluto salvare. Questa vicenda in cui Dio parla all'uomo, in cui Dio entra in dialogo con l'uomo, questa vicenda può essere letta come un'educazione alla fede, a credere. Dio educa l'uomo a credere. Dalla vicenda di Abramo, il padre dei credenti, colui che credette nell'altro, l'altro con la maiuscola per eccellenza Dio, ma colui che imparò innanzitutto a credere negli uomini. Abramo è l'uomo che aderisce a una promessa e quindi orienta tutta la sua vita verso la realizzazione di questa parola ascoltata e custodita. E la discendenza di Abramo sarà discendenza di credenti, fino a Gesù, origine e compimento della fede, capofila dei credenti. Paolo contrassegnerà tutta la vicenda cristiana sotto il fondamento della fede e arriverà a dire che è la fede a dare salvezza, è la fede che giustifica, e si badi bene, non una fede in Dio, non una fede in termini generali o astratti che dice che Dio esiste. Perché questo è teismo, non è fede cristiana, lo diceva già Pascal. Non basta dire che Dio esiste per essere dei credenti. Quella è un'ipotesi che molti possono fare. Ma è credente colui che compie ogni giorno questo atto di fidarsi, di credere in qualcuno fino a credere nella promessa, fino a credere in Dio. In questo senso è molto importante percepire Gesù come educatore alla fede. La fede cristiana
è proprio aderire a Gesù, il quale significativamente ha voluto identificarsi con ogni uomo, affamato, prigioniero, povero, malato, isolato, straniero. Gesù ha avuto il coraggio di dire ogni volta che avete fatto qualcosa a uno di questi più piccoli uomini, miei fratelli, affamati, stranieri, nudi, l'avete fatto a me. Ma questo è come dire ogni volta che voi avete messo fede in qualcuno degli uomini, voi avete anche messo fede in me. Questo è veramente il discorso che va fatto oggi sulla fede. Una fede certamente precaria, ma una fede che decide l'umanizzazione, decide davvero la qualità della convivenza umana. Ma in questa seconda parte io vorrei proprio cercare con voi di ascoltare se Gesù ha qualcosa da dirci su questa fede. E c'è, a partire dai padri della Chiesa, la consapevolezza che Gesù era un educatore alla fede. Clemente d'Alessandria, un padre vissuto tra la metà del secondo secolo e l'inizio del terzo, ha definito Gesù pedagogo, maestro, iniziatore, e invitava i cristiani a guardare a lui non solo come a un'esemplarità di vita, ma come un educatore alla fede. Questo invito è stato fatto nella convinzione che c'era in Gesù un'arte nell'incontrare l'altro, un'arte nel comunicare con l'altro, un'arte nel tessere con l'altro la relazione, l'arte di un educatore alla fede. E allora ecco alcuni punti. Innanzitutto, perché Gesù educava la fede? Gesù era un uomo credibile innanzitutto e affidabile. Ci ha mostrato così una necessità. Chi vuole iniziare la fede deve essere credibile, affidabile. Del resto lo sappiamo per esperienza. Anche i genitori che vogliono educare un figlio possono farlo solo se sono credibili, affidabili. Noi in realtà pensiamo che i bambini sono bambini, ma i bambini, da bambini, hanno una percezione della verità che non è nelle modalità uguale alla percezione della verità che abbiamo noi adulti, ma i bambini percepiscono la verità quanto noi adulti. E quando un bambino vede che i genitori gli insegnano una cosa ma poi non la fanno e non sono credibili, il bambino non avrà la capacità delle parole a esprimere questa contraddizione, ma incamererà l'esperienza, e nel suo farsi uomo, nel suo crescere, capirà, tristissima esperienza che un bambino non vorrebbe fare, perché quando si è piccoli sono tutte belle le mamme del mondo, come diceva la canzone, ma si capirà che se non sono credibili, allora anche il loro messaggio, la loro educazione non aveva molto senso e non ha diritto di essere rispettata. Gesù ci ha insegnato innanzitutto questo, che chi vuole educare al credere deve essere lui una persona credibile, affidabile appunto
affidabile in cui si può mettere la fede. Non erano solo le sue parole che raggiungendo l'altro riuscivano a vincere le sue resistenze a credere. Gesù non aveva un metodo, una strategia pastorale per suscitare la fede, ma era la sua umanità contrassegnata da una pienezza di autenticità, una pienezza di che dicevano la coerenza di Gesù, non lasciando alcun spazio tra le sue convinzioni e ciò che egli diceva e viveva. Chi incontrava Gesù percepiva che non c'era frattura tra le sue parole e i suoi gesti, ed è proprio da questa sua integrità che nasceva la sua autorevolezza, che spingeva gli uomini a esclamare «Ma che è mai questo?» e a constatare che lui non insegnava come gli scribi, come chi lo fa per mestiere, come chi ha solo una competenza tecnica. Se avveniva una persuasione di uomini e donne in ascolto di Gesù, questa era causata non da una somma di parole, ma dalla sua testimonianza. Nella pedagogia, nell'educazione alla fede, occorre essere affidabili. Certo, noi uomini forse non sappiamo raggiungere la coerenza vissuta da Gesù, ma anche per noi l'essere affidabili dipende comunque dalla nostra coerenza. E la nostra affidabilità è decisiva nel far capire alle nuove generazioni o ai figli che cosa significa essere affidabili, cosa significa la fede, credere. Secondo elemento, Gesù, quando incontrava un altro, si spogliava per entrare in dialogo con lui. È innegabile nella pratica della relazione dell'incontro da parte di Gesù questa dimensione di dialogo, che è sempre accompagnata dalla dimensione, a parole difficile, kenotica, ma significa dimensione di svuotamento, di condiscendenza. Gesù non consegna mai a chi incontra una verità astratta, ma instaurava una relazione umana nella quale il momento concreto dell'incontro è un kairos, nel pieno senso della parola biblica. Il suo era un comunicare in situazione per aprire un dialogo, e sempre questo con un cammino di abbassamento, di condiscendenza, per andare a trovare l'altro là dove l'altro stava. È inutile che vi ricordi Gesù che si fa viandante assetato al pozzo di Sicar, dove incontra la donna samaritana, che si fa pellegrino sulla strada di Emmaus, dove incontra due viandanti, si fa frequentatore alla tavola dei pubblici peccatori per incontrarli e poter loro annunciare una buona notizia. E se voi leggete bene il Vangelo, provate a leggerlo qualche volta come un libro al di là delle letture tradizionali canoniche, vi renderete conto che sono più le domande che Gesù pone agli altri che non le affermazioni su di sé. Che cercate? Che cerchi? Che discorsi state facendo? A partire da domande come queste, nel dialogo avviene un vero incontro. Anche questo è un tratto dell'educazione alla fede praticata da Gesù: accettare di scendere per stare accanto all'altro, accettare di rinunciare a certi diritti e privilegi che sono un ostacolo per proporre la fede in modo credibile. Terzo punto,
Gesù un uomo capace di accogliere e incontrare tutti. Questa grande capacità d'accoglienza. Certo, Gesù incontrava tutti, veramente tutti. In primo luogo i poveri, i primi clienti di diritto della buona notizia, ma incontrava anche i ricchi come Zaccheo e Giuseppe d'Arimatea, degli stranieri pagani come il centurione, una straniera come la donna sirofenicia, uomini giusti come Natanaele o peccatori pubblici e prostitute presso i quali, dice il Vangelo, andava ad alloggiare e con i quali condivideva la tavola. E voi sapete che per un ebreo condividere la tavola è un atto più sacro che andare insieme in sinagoga. Com'era possibile questo? Perché Gesù sapeva non nutrire prevenzioni. Sapeva creare uno spazio di fiducia e libertà in cui l'altro potesse entrare senza provar paura, senza sentirsi giudicato. Sulle strade, lungo le spiagge, nelle case, nelle sinagoghe, Gesù creava uno spazio accogliente tra se stesso e l'altro che veniva a lui o che lui andava a cercare. Si metteva innanzitutto in ascolto dell'altro. Cercava di percepire cosa gli stava a cuore, qual era il suo bisogno. Mostrava di aver fiducia nell'altro, di aver fede nell'altro. Leggete il Vangelo, troverete mai una volta che Gesù ha un disprezzo per qualcuno, mai. Dai più grandi e pubblici peccatori agli altri che magari diffidavano di lui. Però attenzione, dobbiamo imparare una cosa, e permettetemi di dire, io non sono convinto che i cristiani l'abbiano imparata bene. Noi cristiani, l'abbiamo imparata bene. Gesù non incontrava il povero in quanto povero, non incontrava il peccatore in quanto peccatore, non incontrava l'emarginato in quanto emarginato. Ciò avrebbe significato porsi in una condizione in cui l'altro è rinchiuso in una categoria. Avrebbe significato ridurre l'altro a ciò che è soltanto un aspetto della sua persona. Io a volte ho l'impressione che noi cristiani ci interroghiamo: chi sono i poveri? Eccoli, i poveri, e andiamo a aiutarli. Chi sono gli emarginati? Eccoli, e andiamo a aiutarli. Permettetemi di dire, è un'operazione vergognosa, non di carità. Perché Gesù incontrava l'altro in quanto uomo come lui, basta, uomo, membro dell'umanità, uguale in dignità a ogni altro uomo. E nell'incontrare e ascoltare un uomo, Gesù sapeva cogliere un aspetto di quell'uomo, la malattia, il peccato, l'handicap, la povertà, un bisogno. Guardate che è molto differente. D'altronde il Vangelo ce lo insegna. La domanda sbagliata è quella dello scriba che fa Gesù: chi è il mio prossimo da aiutare? Domanda ipocrita. Gesù la capovolge. Chi si è fatto vicino? Chi si è fatto prossimo? Il vero problema è tu avvicinati a ogni uomo, e quando ti avvicini a ogni uomo scoprirai che in ogni uomo innanzitutto trovi la tua identità. Chi sei tu? Perché noi siamo l'altro, e in quel cammino troveremo poi l'aspetto di bisogno che ognuno di noi ha. Ma se l'altro ha un aspetto di bisogno, di peccato, di handicap, di malattia, io lo ritrovo anche in me a quel punto. Ma l'incontro è tra uomo e uomo.
Quando Gesù incontrava l'altro, cercava di creare un clima relazionale. Consentiva all'altro di emergere come persona e soggetto. Non lo giudicava mai, mai. Sapeva cogliere il linguaggio di cui l'altro era capace. Che cosa straordinaria. Lui un rabbino, eppure ha saputo accogliere il linguaggio corporeo di quella prostituta. Vi ricordate, quella prostituta si avvicina, gli lava i piedi e lo profuma. Faceva questo ogni giorno per danaro ai clienti che arrivavano, perché così si usava in Medio Oriente. Se arriva un cliente, gli si lava i piedi, lo si profuma e poi si consumava quel che si consumava. E quando questa donna ha fatto così a Gesù, ma l'ha fatto gratuitamente, l'ha fatto non per vendersi, Gesù l'ha lasciata fare con lo scandalo del fariseo. Cosa si lascia fare da una prostituta? Così Gesù ha accolto il linguaggio espresso dalla donna emorroissa, che cercava di toccare il suo taliti, il manto della preghiera. Gesù accoglieva il linguaggio sconnesso di tanti malati di mente. Più in generale, quando incontrava l'altro colpito da ogni sorta di malattia, Gesù si prendeva cura di tutto l'uomo nella sua unità di corpo, psiche e anima. Ci dice il Vangelo, fino ad assumere le nostre debolezze, fino a condividere le nostre malattie. Vangelo di Matteo, al capitolo 8, versetto 17. Era un uomo di compassione, capace di sentire con, di patire con, un uomo per il quale ogni relazione era aperta alla comunione. Ma, quarto, Gesù era un uomo che cercava in chi incontrava la fede e voleva far emergere la fede nell'altro. Gesù era capace di compiere questo ulteriore passo. Nel rispondere a chi incontrava, Gesù cercava innanzitutto la fede presente nell'altro. Ma attenzione, non la fede in lui, non la fede in Dio, ma l'atteggiamento di fede con il verbo all'assoluto. Gesù sapeva che la fede è un atto personale che ciascuno deve compiere in libertà. Sapeva che nessuno può credere al posto di un altro, e sapeva che a volte negli uomini c'è anche l'assenza di fede, atteggiamento che lo stupiva e lo rendeva addirittura impotente a operare in loro favore, come è successo a Nazaret, là dove non poté fare nulla a causa della mancanza di fede. Ma era anche consapevole che c'è una fede non affidabile, quella fede suscitata dal suo compiere segni, miracoli. E Gesù, ci dice il Vangelo, che non metteva fede nella loro fede, perché questi credevano semplicemente vedendo i grandi segni che faceva. Giovanni 2,23. Perché Gesù sapeva che l'uomo diventa velocemente religioso, ma è lento a credere. Ve lo ripeto, rapido a diventare religioso, lento a credere. Questo è l'uomo. Gesù cercava invece la fede autentica. Voleva trovare nell'uomo questo avere davanti a sé una promessa. E vi invito di nuovo a leggere un'altra volta il Vangelo. Quante volte Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Gesù non ha mai detto: io ti ho salvato, quando curava un malato o quando ridava la salute a qualcuno. La tua fede ti ha salvato. Oppure diceva: va e ti avvenga secondo la tua fede. E ancora,
Non vi dico tutte le espressioni. Donna, davvero grande la tua fede, ti sia fatto secondo la tua fede. Ecco come Gesù rendeva possibile la fede. Ecco come faceva emergere la fede presente nell'altro, attraverso la sua presenza di uomo affidabile e ospitale, che non ha mai detto di essere lui a guarire e a salvare, ma la fede di chi a lui si rivolge. Noi dimentichiamo questa verità e rischiamo così di rendere sterile tutta la nostra qualità cristiana. Perché il Vangelo significa buona notizia, vuole raggiungere l'uomo al suo cuore e suscitare in lui in primo luogo la fede nella bontà della vita umana, in modo che l'uomo possa intraprendere l'avventura dell'esistenza credendo all'amore. Per questo Gesù insegnava che nulla resiste alla fede, anche quando è nella misura di un granella di senapa, il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma se uno ha questa fede, dirà a una montagna: gettati in mare, e sposterà. Metafora grande per dire che noi, uomini, abbiamo bisogno di credere nella vita, nella terra, negli uomini, nel futuro. Senza questa fede umana non è possibile l'umanizzazione. Perché oggi non c'è la capacità di una convergenza a livello della polis? Perché costantemente ci frazioniamo e ci dividiamo e non abbiamo più il coraggio di un orizzonte comune? Diciamo la verità, perché non crediamo più negli altri, non crediamo più negli altri. E presto, se continua così, i nostri figli, le nuove generazioni, non sapranno neppur più credere in se stessi e saranno generazioni senza futuro. E concludo non volendo abusare del vostro ascolto. Io credo che oggi c'è davvero una crisi del credere, una crisi della fede come atto umano. Di conseguenza c'è quella crisi di fede in Dio di cui la Chiesa giustamente tanto si preoccupa. Ma proprio il far memoria di Gesù di Nazaret, io credo ci può aiutare a un cammino pedagogico alla fede, perché siamo rieducati a credere. Dobbiamo imparare però quel cammino fatto da Gesù, incontrare gli altri in modo umanissimo, essere persone affidabili, la cui umanità è credibile. Essere presente agli altri. E prima di fare tante cose per gli altri, permettetemi di dire, fare il dono della propria presenza. Questo lo possiamo far tutti, essere presenti, a cominciare dalla famiglia. Noi addirittura siamo in una situazione in cui i bambini non hanno neanche più la capacità di avere desideri, perché prima che manifestino desideri noi li abbiamo già soddisfatti con mille regali, però non so quanta presenza sappiamo dare loro. E se loro non ci sentono presenti, non credono in noi, non hanno nessuna educazione a credere. Può darsi che questo cammino sia difficile, sia faticoso, più oggi che in altri tempi. Può darsi. Ma io credo che l'uomo è sempre l'uomo, di ogni tempo, di ogni generazione, di ogni cultura, di ogni regione. E quest'uomo ha bisogno di credere per il suo cammino d'umanizzazione.
e ha bisogno qualche volta di diventare consapevoli della crisi che vive, dell'astenia del credere che vive, per potersi risollevare. Può darsi che mi sbagli, non ho nessuna capacità infallibile, ma io credo che sia venuto il momento di renderci consapevoli, di ripigliare questo cammino del credere. Io voglio dire semplicemente una cosa a tutti gli uomini, e in particolare ai cristiani. Quando incontrano un altro, non si chiedano che cosa eventualmente hanno insegnato agli altri. Non si chiedano se hanno trasmesso qualcosa della fede in Dio o non l'hanno trasmesso. Si chiedono innanzitutto, gli altri, dopo avermi incontrato, hanno più fiducia? Hanno più fede nella vita? Hanno più fede negli altri? Questo è decisivo per qualunque discorso, anche il discorso sulla crisi della fede in Dio. Senza questa fede come atto umano, inutile rincorrere Dio. Avremmo un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo, ma avremmo perso l'uomo, e perso in maniera grave. Grazie.